Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tada, questo nuovo lunedì con il quale siamo prontissimi a riaprire un'altra settimana all'insegna dei consigli, con tantissimi ospiti, argomenti e grazie alla puntata di oggi anche all'insegna della bellezza, fashion, moda, cambi look e tanto tantissimo altro. Quindi iniziamo e lo facciamo dai nostri parrucchieri con Fashion and Style. In compagnia dei nostri Stefano e Andrea. Buonasera. Buonasera. Di Stefano, Andrea, parrucchieri a Carrara. Ormai sappiamo tutto. Ormai sappiamo tutto, brava. Innanzitutto come state? Come è andata tutto bene? Settimana? Tutto bene, benissimo. Siamo tutto molto bene. Si aspettava il lunedì apposta per venire. Anche noi per riaprire, insomma, al massimo questa settimana. Cosa ci presenterete? Allora, questa sera presentiamo, quest'oggi pomeriggio presentiamo, ci dedichiamo alle acconciature da sera, queste nostre donne. Abiti. Queste nostre donne che hanno qualche evento serale che può essere appunto. Edona e Valentina. Edona e Valentina. Prego. Le abbiamo un pochino preparate, le abbiamo, perché poi facciamo delle variazioni. Questa coda intanto è così bella, finta, vero? Vera? Vera? È vera. Perché lei ha capelli lunghissimi. Oltretutto lei lavora da noi, che ci fa da modella. Ah sì? Li fa parte proprio del vostro team? Sì, del nostro entourage, perfetto proprio. Sicché, e poi abbiamo Valentina, che anche lei è una nostra cliente e che si è dedicata oggi con noi a venire. Quindi che avete già preparato? Sì, abbiamo già iniziato. Con delle onde? Sì, sì. Con delle onde, con un effetto molto morbido, molto naturale. Per un'acconciatura appunto serale, dove lei si può dedicare ad un aperitivo, ad un invito in una serata un po' particolare con il fidanzato, dato che c'è anche da poco, tra l'altro. E quindi abbiamo dedicato questa... Lo voleva dire, vero? Sì, certo. Ecco, meno male. Andava detto. Come andremo avanti, quindi? Allora, andremo avanti, nel senso, lasceremo la coda, però sì, faremo delle sezioni fatte un po', io li chiamo bonbon. Facciamo bonbon. Una coda con dei volumi fatti rotondi, sì, su tutta la coda, fino a diventare proprio dalla parte più grande fino alla parte più piccola, appuntando al davanti come primo step, proprio per fare un cocktail, una festa, un red carpet un po' particolare, però anche un qualcosa di fine giornata, diciamo, per andare a fare un aperitivo con le amiche. Dato che poi gli step saranno tre... Sì. Quindi andremo avanti con un'altra acconciatura. Quindi sarà tutta una sorpresa. Sì, sempre puntata. Una variazione, sempre. Invece, Stefano, su Valentina. Valentina invece continueremo con lei. Proseguiamo con un qualcosa di diverso. Quindi per la sua renderla... è vera, lei ma la è vera. Sua sarà questa finta. Noi abbiamo una piccola aggiunta dove faremo appunto qualcosa di un pochino più delicato, raffinato, per accompagnarla nel terzo step, in un'acconciatura molto più da sera, quasi da cerimonia, da invitata. Ripetiamo anche però dove vi trovate nei dettagli, allora, e come funziona l'approccio con il cliente e soprattutto come deve essere. Perfetto, fino a fine anno siamo in via Montalbano 139 a Quarrata, da gennaio saremo invece in piazza Risorgimento 66. Sicché l'approccio col cliente è sempre, insomma, gestito a catturare sempre anche l'immagine dai social, da farsi vedere, insomma, tutto quello che è la nei nostra... Nei quali tra l'altro siete molto attivi. Molto attivi. Con storie, post. Storie, post, tutto. E in più, diciamo, abbiamo una grandissima clientela che spazia su tutta la pianura nostra tra Pistoia, Firenze e Prato. Avete anche un bellissimo, comunque sia, negozio che si caratterizza per anche l'eleganza del suo design, no? Sì,
quello che stiamo proprio facendo ora, lo stiamo evolvendo, l'abbiamo reso un pochino più, diciamo, chiccoso, no? Un pochino più d'élite, no? All'interno come situazione, proprio per far sentire come in un sogno la cliente che entra e non avere sempre il solito negozio un po' troppo standardizzato. Vi affiancate a tre brand diversi, giusto? Sì, per sì. Quale motivo? Per quale motivo? Il motivo è perché a noi, essendo persone molto volubili caratterialmente, cioè ci piace un po' tutto, no? Come si dice. Sicché, essendo per quello, abbiamo bisogno di più linee prodotte, più scelte, perché come a noi ci viene a noi una cosa e abbiamo bisogno di più scelta, si pensa che anche la nostra cliente, per non avere una noia data dal solito prodotto che usa da tanto tempo, può spaziare, può comprare anche per più sposare e soddisfare comunque sia tutte le tipi di richieste. Teniamo di esigenze brand, del cliente. Tre brand proprio più, diciamo, ricercati, sempre di alto livello e tutto, sicché è una cosa che la cliente si può spaziare, ma ha sempre la qualità che le può portare a casa. Detto questo, Andrea, Stefano, grazie mille. E perfetto, grazie a te. Sempre. A tra poco. A tra pochissimo. Benissimo. Adesso andiamo avanti e parliamo di come è possibile mantenersi in forma. In compagnia dell'estetista Silvia D'Agosto, grazie per essere con noi e benvenuta. Grazie. Di Tuscany Wellness, quindi dove ti trovi e soprattutto come sei organizzata nel tuo centro estetico? Noi siamo a Pistoia, sul Viale Adua. È una zona trafficatissima di Pistoia perché è molto attiva da negozi e tutto, quindi ci si vede molto bene. Io sono la titolare e ci occupiamo di anti-age e dimagrimento. Parlo così perché sono le nostre specialità, diciamo, il nostro indirizzo primario del centro. E tanti anni che io lavoro, sono 20 anni. Accidenti. E quindi mi sono voluta proprio specializzare per essere al meglio qualificata in questo settore. I tuoi punti di forza sono anche i prodotti molto interessanti che oggi ci presenti qua in studio. Sì. Tra l'altro sto parlando di prodotti Tisano Reika. Sì. Perché ti sei proprio approcciata alla Tisano Reika? Ho sempre creduto negli integratori perché sono quella parte, diciamo, della nutrizione che ultimamente un po' manca, fatto stress, mangiamo veloce, quindi tante cose mancano alla nostra alimentazione. Quindi un fatto è, sono partita dal mio modo di vivere per poi rimetterlo sugli altri per dare benessere. Poi il fatto di appunto con la Tisano Reika ci siamo trovati subito in sintonia perché loro sono integratori, sì, che comunque si vanno a migliorare anche i nostri stili di vita, sì, e soprattutto siamo appena usciti, lo sappiamo, da un periodo insomma meno positivo, sì, particolare. In che modo ci aiutano? È una dieta antinfiammatoria, ecco, quindi riduce tutte le infiammazioni, e le infiammazioni si sa quando sono dentro l'intestino, come appunto il mercoledì voi lo dite sempre, no? Sì, con i medici. Sì, con i nostri medici. Sì, e quindi avere meno infiammazioni, sì, il corpo si deve comunque ammalare perché è un fatto fisiologico, però il recupero è molto migliore in questo caso quando hai un'alimentazione e un'alimentazione corretta che vai ad integrare, sì, poi appunto con degli integratori, sì, poi funziona tutto meglio. Sì. Quindi è possibile comunque sia fare affidamento su questi integratori tutto l'anno? Tutto l'anno. Ci sono dei periodi magari che uno si può più dedicare al dimagrimento piuttosto che alla depurazione. In questo momento siamo nella depurazione. Ok, perché quindi il dimagrimento ovviamente arriverà, no? Sì, tra poco. In un secondo momento quando ci riavvicineremo, sì, all'estate, o sbaglio? Sì, quindi passato le feste è tutto un... Mi prodotti anche per la cellulite? Sì. Che tra l'altro qua ne vedo anche appunto di tipologie diverse, ad esempio, sì, vedo dei biscotti. I biscotti sono per l'integrazione alimentare, è sempre un integratore però fatto sotto forma di biscotto,
E poi invece ci sono i PAT, che sono anche questi integratori alimentari di proteine, sì, che si usano sia per un apporto di proteine, per esempio penso oggi tanta palestra, tanti vanno in palestra sull'ora del pranzo e quindi questo apporta proteine. Sì. Da quale età iniziare? Ma l'alimentazione da sempre. Anzi, prima si inizia? Sì, davvero. Dopo entriamo nei dettagli, daremo anche qualche consiglio per il Natale, o sbaglio? Benissimo. A dopo Silvia, grazie. Adesso andiamo a parlare di borse e passione. In compagnia dell'artigiana Giada Tre-Re. Grazie per essere con noi e benvenuta. Ciao, grazie a voi. Quindi, come nascono le tue borse? Vogliamo sapere tutto. Ci racconti quello che è stato ed è il tuo percorso e soprattutto chi ti ha trasmesso questa passione. Me l'ha trasmessa la mia nonna, che mi ha insegnato a ricamare e a fare tutte queste cose un pochino più particolari che non troviamo nel comune commercio, insomma. Qualcosa per diversificare un po'. Quindi come nascono? Nascono da un'idea di dire voglio qualcosa di diverso, faccio qualcosa di diverso, intanto lo realizzo per me. Poi è chiaro che quando lo realizzi piace, quindi lo realizzi anche a me, magari con scelta di materiali appositi, tutta una ricerca un po' studiata per le varie, insomma, tipologie di borse. Tra l'altro sembrano materiali molto di qualità. C'è una ricerca studiata e accurata anche a impatto ambientale, anche nella scelta del materiale, quindi nelle componentistiche. Attenzione anche per l'ambiente, questo è un regalo. Sì, certo, certo, indubbiamente. È molto importante. Sì. E quando c'è la qualità si sa che c'è sempre anche una sorta di investimento, perché significa che abbastanza. L'accessorio, in questo caso la borsa, certo, poi durerà nel tempo. Nel tempo, certo, certo. Ce le spieghi un pochino? Perché allora, le vediamo... Partiamo dai manici. Sì? I manici ci sono in vari materiali, vengono scelti accuratamente da me tramite fiere, tramite altri miei colleghi che mi aiutano nel capire quale può essere, diciamo, un materiale valido e soprattutto duraturo nel tempo, perché la borsa comunque sia, portandola, è chiaro che ha bisogno anche di, certo, una struttura. Sì, la borsa lo sappiamo, non è che la usiamo una volta. No, poi no, no, poi le la donne la riponiamo nell'armadio. Vabbè, più grandi, più piccole, perché a seconda delle varie esigenze, così, delle quindi varie sono esigenze. Personalizzabili? Certo, sono personalizzabili, si studia un disegno, lo faccio, lo realizzano le clienti e poi si sceglie i materiali, i colori, le varie strutture, insomma, quello che uno vuole. Quindi un disegno lo realizzi anche con la cliente, volendo? Sì, sì, magari ha un'idea, una grimmy, ora va di moda il grimmy, oppure ha di moda, non lo so, il maculato, le varie... E quindi insieme decidiamo tramite consigli, insomma, ci confrontiamo sulle varie... Quindi queste sono le tendenze del 2023, sì, anche il maculato? Sì, sì, anche il maculato. In quanto a colori, invece? Il colore va... Questa strana di tendenza è il chiaro, ma ho notato che principalmente è la propria moda, insomma, quello che uno decide di avere, di portare, è così. Poi via via che si fa la struttura, si magari mette al corrente la cliente, può non piacere, può non volere un abbellimento, ne può volere un altro, insomma, cerchiamo di realizzare tutto con cura. Tra l'altro ho notato che ti piace proprio impreziosirle con dei dettagli. Sì, sì, mi piace molto impreziosirle, molte sono... In questo caso ci, sì, sono due bellissime libellule. Sì, sì, le libellule, poi vabbè, va strutturato anche in base alla borsa, lo decidi anche in base, per esempio questa, magari, ecco, ha voluto un disegno più particolare, l'abbiamo poi impreziosito con una bellissima spina. Ecco, ma quanto lavoro c'è dietro? Tanto. Tanto? Tantissimo. Tantissimo. Fatto a mano? Sì, tutto, certo. Quindi sono delle creazioni uniche? Sono creazioni uniche, sono creazioni che, anche se le ripeti, ma non verranno mai nello stesso modo perché sono artigianali. Tutte diverse? Tutte diverse. Ogni, no, donna ha la sua borsa? Ha la sua borsa, esatto. Perfette anche per regali? Sì, anche sì. Per regali. Di Natale? Di Natale, uomini, certo, all'ascolto. Tutte le varie, sì. Io mi diverto un monte. Sì, cioè, principale. Allora, bisogna fare un lavoro dove ci si diverte. È vero. E io mi diverto.
ci vuole tempo, però mi diverto. Solo così riusciamo a trasmettere alla propria creazione tutto l'amore che serve per renderla davvero unica, esatto, e particolare. E poi tempo. Come sono le tue borse? Tempo, la scelta dei materiali, tempo. Domenica ero a Bologna proprio per scegliere magari cose più particolari, sì. Quindi è possibile personalizzarle non solo in quanto, certo, dipende nella scelta del materiale, sì, come nella scelta degli della accessori, grandezza, della grandezza, certo. Questa signora l'ha voluta piccola, l'altra signora l'ha voluta più grande perché magari ha più bisogno di posto. Se hai figli hai bisogno di tanto posto, io lo posso garantire. Ci sono donne che riescono a trasformare la propria borsa proprio come quelle di Mary Poppins. Mary Poppins. Brava, esatto, è proprio così, proprio di Mary Poppins. Io nella mia borsa non so quanta roba ho smesso, a volte il mio compagno fa, la tua borsa è un'arma di proprio di... È un'arma. È un'arma. Diventa talmente pesante, diventa nel pesante, caso, vero? Esatto, infatti è proprio così. Grazie mille Giada. Grazie a te. Ci torniamo più tardi. Ciao, grazie. Perché adesso cosa succede? Vi faccio trasferire tutti nel salottino dalla bella e brava Lucrezia per i suoi consigli. Vai Lucrezia. E grazie Carlotta e buon pomeriggio a tutti voi. Oggi parleremo di bellezza a 360 gradi insieme al titolare dell'agenzia Arte e Moda Maurizio Tonini. Buongiorno a te. E anche insieme alla coordinatrice generale di zona Samantha Cannas. Benvenuti. Buongiorno, buon pomeriggio. Come state? Bene, bene, grazie mille. È un molto piacere bene, avervi grazie. Qua. Grazie. So che siete tornati da pochissimo da una bellissima crociera. Sì, è molto bella. Assolutamente molto, sì, molto è stata bella. Una delle tante cose che noi facciamo. Molto bella oltretutto per... Perché dovete sapere che l'agenzia Arte e Moda è patron nazionale del concorso di Miss Blu Mare, ma anche di molte altre cose. Infatti Tonini, vorrei partire da te chiedendoti proprio di parlarci di Arte e Moda. Sì, Lucrezia, Arte e Moda è nata tanti tanti anni fa, è nata come struttura per il settore della moda, in particolare per giovani new entry che volevano conoscere questo settore. Negli ultimi 20 anni, 30 anni abbiamo dato vita comunque a tante iniziative nel settore specifico della moda. In particolare negli ultimi anni lavoriamo su dei settori nazionali che non è solo ed esclusivamente il concorso di Miss Blu Mare, ma permette a una ragazza di entrare con un casting, entrare in una maniera molto, molto semplice su quello che è il settore. La nostra forza è quella di lavorare molto sui social. La nostra forza è quella di indirizzare comunque chi vuole entrare nel campo della moda a conoscere il settore appoggiandosi già a chi lavora. Quindi le mettiamo in contatto con le nostre modelle, le mettiamo in contatto con le nostre strutture. Tieni presente che ormai abbiamo aperto Milano, abbiamo aperto tutta Italia praticamente. Quindi diciamo è sempre più in espansione. Sì, perché proprio lavorando su persone che sono cresciute con noi abbiamo il piacere di offrirgli comunque dei territori dove iniziano comunque un'attività nuova, interessante, perché la moda, bisogna ricordare comunque che è una delle prime aziende nazionali, non so se è la prima, però proprio Firenze in particolare è stata la città dove si sono viste, dove sono nate le prime sfilate di moda, i primi eventi, certo, di moda, e forti di questo noi abbiamo creato negli ultimi anni una struttura di decine e decine di ex modello, di modelle, che comunque ci permettono di far conoscere a chiunque vuole entrare nella moda, in particolare ai giovani che sono sempre di più, far conoscere qual è il passo giusto per poter entrare in questo tipo di... Anche perché il mondo della moda è un mondo anche molto molto pericoloso, quindi è sempre bene appoggiarsi a un'agenzia che è da tanti anni che ha esperienza in questo. Ma prima di andare a parlare insieme a Samantha proprio del concorso di Miss Blu Mare, uno dei concorsi per eccellenza di arte e moda, farei vedere alcune delle finaliste con una sfilata. Quindi vai con la sfilata. Yeah.
Miss Annie, Vittoria e Gaia. Le ore adesso le vediamo ancora meglio per ammirare tutta la loro bellezza. Ma Tonini, per ritornare al concorso di Miss Blue Mare, che cos'è quindi il concorso di Miss Blue Mare? Miss Blue Mare è un concorso nato 14 anni fa, ha sposato, come si dice in gergo, la bellezza delle crociere sulle MSC, quindi una delle più grandi a livello mondiale di nave del campo crocieristico, a quello che è la bellezza. Quindi noi abbiamo preso 11 anni fa questa l'esclusiva di diverse regioni e ci occupiamo di un concorso che anche quest'anno in nave a bordo dell'MSC Grandiosa ha visto oltre 60 ragazze che hanno fatto una finale molto molto interessante. Io però lascerei la parola a Samantha per spiegarci un pochino bello. Di più cos'è avvenuto in nave. Allora, lo sai che sì, perché io ero incantata, perché anche se le vediamo tutti i giorni, perché noi poi da Miss Blue Mare insomma riusciamo poi a farle lavorare, a fare tante cose molto molto belle, e rimango sempre incantata. L'esperienza in nave è un'esperienza magnifica che dico sempre va fatta, va vissuta per poterla capire veramente, perché ha un senso non solo estetico del fashion, del concorso, del contest, ma proprio anche un senso vero di unione, emotivo, empatico. Quindi proprio a livello personale, moltissimo. Una è una crescita per le ragazze, è un diventare una grandissima famiglia, perché poi anche tutti gli accompagnatori diventano veramente forti l'uno con l'altro. Quindi il gruppo vince sempre, noi diciamo. No? E quindi se i risultati arrivano, arrivano perché questa esperienza si vive con obiettivi condivisi. Il piacere, il divertimento, l'impegno, perché credetemi, ci vuole veramente anche tanto tanto impegno, ma questo ti forma, ti fa divertire e ti forma, e per noi è l'ideale. È un'esperienza unica. E Arte e Moda che regione gestisce in questi Toscana, concorsi? Liguria, Lombardia. Queste sono le nostre tre regioni al momento, nel senso che comunque non si noi sa, riusciamo magari sempre, come dire, anche però a collaborare tanto con gli altri agenti. È proprio una grande opportunità, una grande famiglia. Questo termine spesso viene usato in modo improprio, invece direi che in questa situazione è davvero qualcosa che gratifica, e quindi non senti stanchezza, non senti notti insonni, non senti difficoltà, senti tanto calore, tanta unione e vedi tanta tanta crescita nel Benissimo. Nostro staff. Dopo però ragazze. Continuerei a parlare in maniera più specifica anche di Miss Blue Mare e cosa avviene sulla nave. E voi siete pronti quindi per immergervi all'interno di Miss Blue Mare? Noi sì, quindi passo la linea a Carlotta per ora. Adesso andiamo avanti parlando di trucco, perché ci troviamo in compagnia della nostra make-up artist Martina Panini. Grazie per essere Ciao. Con noi e benvenuta, sei Ciao. Bellissima. Grazie mille. E in compagnia anche della nostra bellissima modella Lorna. Salutiamo sempre. Chi segue Tada anche il venerdì sa perché. Benvenuta. Quindi oggi ci presenti un trucco correttivo da sera, Martina. Perché? Allora, si presenta questo trucco correttivo da sera proprio per evidenziare il trucco durante la giornata fino a portare la sera con ritocco. Oh, che bellezza! Quindi correttivo perché è un po' più... Più corretto è proprio esattamente il viso, i punti da correggere e i punti da evidenziare. E lo facciamo attraverso un tutorial. Esatto. Partendo dalla base. Sì, in primis partiamo da una base di cui un primer certificante che bisogna utilizzare sempre per uniformare la base. Dopodiché iniziamo con un correttore. Ovviamente prima dei correttori vi svelo un segreto. In realtà quando si ha le occhiaie bisogna sempre coprire con un correttore, sapete, il colore arancio. Davvero? Quindi sì. In caso di occhiaie usare il colore arancio. Arancio. Infatti qui abbiamo per la per dire ciao ciao occhiaie. Sì, per chi ha un'occhiaie eccessiva o un'occhiaie di primo livello con una colorazione bluastra, andiamo subito a pizzettare su questa zona. Intanto sì. Qui con un colore arancio per poi utilizzare un correttore colore della pelle. Per cui utilizzo... Questo mi mancava. Sì. Ora lo vado a comprare immediatamente l'arancio. Utilizzo un correttore comunque da un colore beige olivastro, sì. Ma anche un po' più chiaro per la tua pelle.
perché ogni pelle ovviamente... Ogni pelle ha la sua colorazione, come la colorazione del rosa, la colorazione dell'olivastra. Quindi bisogna sapere utilizzare. E quindi ovviamente il colore del fondotinta cambia. Sì, esatto, cambia anche a seconda della pelle. Ovviamente qui andiamo... L'orna è molto chiara di pelle. Sì. Quindi di conseguenza tu usi un qui fondotinta chiaro. Qui andiamo a tamponare ovviamente il colore utilizzando il correttore chiaro. Con un pennellino andiamo a pizzettare, diciamo, tamponando il colore sì. arancio, in più utilizziamo una spugnetta. La spugnetta. Dovete sempre inumidirla, bagnarla. Quindi va per bagnata. Evitare la secchezza. Ah. Con l'acqua. Così evitiamo anche di sciuparla. Sì, utilizziamo questo effetto da copertura. Copriamo ovviamente queste occhiaie. Perfetto. Non è più gli occhiaie, l'orna. Magia, vero? In effetti con questo effetto. Pochi passaggi, giusta consapevolezza e sì, ciao occhiaie. Sempre in maniera molto delicata. Delicata, non certo. Non pugnando molto forte, ma in maniera delicata, perché truccare un viso è come dipingere una tela. E poi bisogna, insomma, l'occhio è una parte molto sensibile del nostro molto, viso, quindi cautela. Con cautela. In più, andando avanti con questo, utilizziamo un fondotinta per neutralizzare la pelle. Utilizzando un colore che ha la tonalità sul olivastro rosato, perché lei è chiara, ma ha una tonalità olivastra. Tutto dipende anche dalle vostre vene. Se ha le vene blu, si ha la probabilità di rosato. Se ha le vene verde, ha la probabilità più olivastro. Questo dipende ovviamente dalla vostra pelle. Dopo mi dai qualche consiglio perché mi aiuti a capire. Eh? Sì. Tra l'altro te questi consigli li dai anche a casa volendo, certo, ti possono contattare. Sì, tutto. Non è detto che sei per una farlo. Truccatrice, una professionista molto brava. Ci spieghi un po' quello che è stato il tuo percorso? Allora, il mio percorso di trucco è stato abbastanza intenso perché ho iniziato quando avevo 20 anni. Giovanissima. Giovanissima, all'epoca ero un ragazzo che poi ho intrapreso il mio percorso di transizione durato tanti anni per poi arrivare ad oggi. Per parecchi anni ho vissuto come nuovo maschile, essendo ero a quei tempi un truccatore. Poi dopo, con la mia decisione di essere una persona felicemente donna, sì. Martina, ho rintrapreso un altro percorso di trucco per diventare truccatrice cinematografica. Ah, cinematografica. A Bologna, e in questo caso è stata una delle esperienze più belle della mia vita perché mi sono sentita me stessa. Ed è la cosa più importante questa, sì. Di truccatrice dell'Accademia del Cinema di Bologna. Sì, esatto, dal 2000... Fino al 2018 ho studiato per diventare, ora sono felicissima di essere ciò che sono. E a noi questa è la cosa davvero più importante. Grazie. Martina, dopo andiamo avanti, Sì. E chissà in che modo ci stupirai. Lo scopriremo. Sì, lo scopriremo tra poco. A dopo. Ciao Martina. Adesso andiamo avanti parlando di tatuaggi. In compagnia della tatuatrice Martina Dal Poggetto, grazie per essere con noi. Ciao, e benvenuta. Grazie a voi, grazie a voi. Di Fabric Tattoo, di vogliamo sapere Tattoo tutto. Come inizi, no, il tuo percorso che ti ha resa la tatuatrice che sei oggi, dove ti trovi? Tutto. Allora, diciamo, io sin da piccola ho avuto una grande passione che era quella per il disegno, diciamo il tatuaggio è arrivato dopo e l'ho sempre portata avanti, anche se non avevo, diciamo, un lavoro che associavo al disegno e quindi che avrei voluto intraprendere. Infatti ho studiato economia, ho fatto tutt'altro, fino a che una mia cara amica ha iniziato a tatuare e mi ha un pochino coinvolto nel mondo del tatuaggio. Non avevo una grande passione per i tatuaggi, nonostante mi piacessero comunque molto. E quindi da lì ho detto perché no? Quindi mi sono buttata e ho iniziato anch'io a tatuare facendo il corso e poi a lavorare in uno studio dove lavorava lei. E da qui è nata la passione per il tatuaggio. Tra l'altro abbiamo visto passare delle immagini, immagino di un tuo disegno meraviglioso. Grazie. Bello anche lo studio, eh? Grazie mille. È essenziale.
Lo studio si trova a Lucca, in centro storico all'interno delle mura, e ha questo stile un po' industriale, mi è sempre piaciuto questo stile un pochino newyorkese, mattoncini, quindi ho cercato di ricreare un pochino questo stile qua. Da quando? Quando hai aperto? Abbiamo aperto il 15 settembre del 2019. Prima del Covid. Giusto prima per il Covid. Qualche mese prima. Infatti poi siamo restati chiusi 3 mesi, quelli della quarantena, e superati quelli poi tutto è andato bene. In ascesa. Esatto. In discesa, in ascesa, dipende dai punti di vista. Sì, molto bene diciamo. Quali sono le tecniche alle quali ti affidi per realizzare i tatuaggi? Allora, io come i miei colleghi usiamo una tecnica, quella tradizionale, quindi con la macchinetta. Ci sono diverse tecniche per tatuare, tra cui quella con la bacchettina che si chiama Tebori. È usata molto in Giappone, infatti è una tecnica più asiatica. Noi usiamo tutti questa, la classica tecnica della macchinetta. Vediamo scorrere quelli che sono i tuoi lavori. Complimenti perché sono davvero belli. Grazie. E quali sono i tatuaggi più richiesti, più particolari, più stravaganti? Allora, richiesti ce ne sono molti, però direi che sono tutti piuttosto visti, abbastanza commerciali. Di stravaganti ne ho fatto tra l'altro uno di recente, che è una linea che una ragazza ha voluto fare, che partiva dal piede, attraversava tutto il corpo e finiva sulla mano. Accidenti! E quindi ci siamo messe lì con tutto il nostro tempo, l'ho disegnata completamente a mano, perché solitamente per fare un tatuaggio si fa prima uno stencil, in questo caso era difficile se non impossibile, quindi l'ho completamente disegnata e poi l'abbiamo tatuata. Stai parlando di tempo, quindi quanto lavoro c'è dietro? Allora, per quanto riguarda il tempo è un po' difficile da quantificare, dipende dal tipo di tatuaggio, dalla grandezza, dal cliente, quanto riesce o meno a sopportare la seduta. Nel caso di questa ragazza ci siamo trovate la mattina, abbiamo iniziato con tutta la calma e tranquillità e abbiamo finito la sera alle 7, quindi ci sono anche tatuaggi molto lunghi come tempistiche. Anche da realizzare in più sedute? Esatto, se si parla ad esempio di un braccio, di una schiena, ovviamente si suddivide il tempo nelle sedute, magari si fanno sedute di 4-7 ore in base anche a quanto il cliente riesce a tenere duro, diciamo così. Tra l'altro, trovandoti a Lucca, so che ti richiedono anche dei tatuaggi molto particolari nel periodo di Lucca Comics, che tra l'altro è appena finito, ma quelli che sono i tatuaggi richiesti proprio in queste giornate così particolari ce lo dici più tardi. Grazie mille, grazie Martina. Grazie a voi. Adesso, come sempre, spazio alla cucina. Oggi in compagnia di un'amica di Tada, Federica. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Oggi saremo insieme, che bellezza! Mi fa piacere essere tornata dopo un po' di tempo, davvero. Come ti stupirai? Vi stupirò come sempre con una ricettina del riuso, una ricetta sostenibile, diciamo utile per riciclare, soprattutto in questo momento dove dobbiamo risparmiare. Riutilizzare tutto perché non si butta via niente, sicuramente quando sana. Si parla di cibo. Sì, sicuramente sana perché ci saranno la frutta e la verdura di Mercafit. Quindi diamo appuntamento a tutti i tadaisti all'ascolto dalle ore di alle 19. 19, spazio alla cucina. Ciao Federica, a dopo. A dopo, grazie. Adesso capiamo insieme a che punto sono i nostri parrucchieri con Fashion Restyle. Ma questi sono dei capolavori. Eccoci qua. Diciamo. Che adesso mostriamo a 360 gradi e soprattutto li descriviamo. Allora, la coda che avevamo, abbiamo creato questi bonbon, no? Come dicevo prima, con tutti degli elastici in caucciù che vengono fatti tutti, diciamo, dal più grande al più piccolo, mantenendo sempre una mezza onda, facendola aderire molto alla cute per non farla poi troppo muovere, ma deve essere fissata in una parte. E poi abbiamo fatto delle mezze onde appuntate con degli spilloni, un pochino più da sera, sicché diciamo... Perché hai usato questi cordoncini di caucciù? Perché sono quelli più resistenti. Più resistenti. E poi perché... E ovviamente non vanno mai a danneggiare il capello. Brava. E poi vanno...
sono degli elastici che possono essere messi e non hanno bisogno di essere coperti dai capelli, ma possono rimanere visibili. Ecco. Perché hanno questa forma che diciamo si riconosce benissimo che è caucciù. Questo è per farvi capire che ogni acconciatura presentata dai nostri Stefano e Andrea è sempre tutta organizzata e pensata, sì, nei minimi dettagli e particolari. Quello sì. Non viene lasciato mai niente. No, questo viene deciso, viene fatta l'impostazione e cercato quello che sono gli accessori. Tra l'altro hai creato queste sorte di onde, sì, meravigliose. Sì, così almeno danno un po' di eleganza, sì, che se va a una cerimonia, qualsiasi cosa, un ospite, un red carpet, qualsiasi cosa, lei insomma ha sempre questa acconciatura elegantissima e può essere portata in qualsiasi momento. Siamo pronte per il red carpet, allora. Sì, sì. Andrea. Stefano. Noi invece abbiamo allungato la nostra Valentina con questa coda rigorosamente di capelli veri, così almeno la puoi fonare, lavorare, lei se la può toccare come se fosse, come se fossero capelli suoi. Bellissima. Lavorata con un pochino di questo gioco di trecce, dato che avevamo già acconciato leggermente con una treccia laterale per scoprire questo occhio a mandorla che lei ha, l'abbiamo continuato a lavorare con un po' di trecce in modo che lei può arrivare dal suo attuale fidanzato famoso per farsi questo aperitivo che è adatto anche a un dopo cena, volendo, una serata di gala anche per questo tipo di abito che è pieno di pietre preziose, quindi diamogli un po' d'evidenza. Aumentando poi si è intensificato anche noi l'occhio, dando questo smoky allungato sul tortora scuro mescolato all'antracite. Quindi dà questo effetto mandorla. Ovviamente perché voi create e state attenti a tutto il look. Sì, abbiamo scoperto un po' più il viso, quindi è sembrato giusto intensificare anche alcuni angoli di contouring del viso per aumentare i suoi punti forti, diciamo così. Grazie per aver curato anche il mio oggi, questa treccia meravigliosa. Non so se... È sempre un onore. Anche perché la treccia, la vediamo, è uno dei trend del 2023, molto, giusto? È vero. Che bisogna sempre stare attenti a tutto. Siete molto aggiornati, grazie, sì, anche a tutti i corsi di formazione rigorosamente, che seguite. Rigorosamente, perché bisogna sempre aggiornarci. Chi non si forma, si ferma. È vero. Serve sempre, ma non perché uno deve imparare chissà cosa di nuovo, ma perché a volte rinfreschiamo quello che delle volte possiamo dimenticare. No, perché siccome ci sono tantissime cose nel nostro settore, invece tra colleghi ognuno si informa con l'altro, no? Si forma. Che bello quando c'è anche la collaborazione, sì, importante, ci vuole. Lavorare anche sempre di team, di gruppo. Ritorniamo ai vostri prodotti, no? Che vi contraddistinguono e vi, sì, caratterizzano. Vedo delle lacche, ma, sì, hanno anche, diciamo, effetti diversi. Sì, abbiamo una lacca, la tipica gas, nel, sì, senso che ha una tenuta molto forte, abbiamo un'ecologica, sono tutte e due delle lacche a base di guaranassi che non vanno ad aggredire i capelli, ecco, non vanno, con il suo drops che è uno shine gloss, però che ha delle proteine, vitamine, diciamo delle sete all'interno, sì, che va a illuminare prima della piega, va a illuminare. E poi abbiamo la linea, che è una linea che siamo diciamo è contro il crespo, dove c'è una lacca proprio anti-frizz, proprio, oh, che la dai a una piccola tenuta, però perfetta per questa stagione. Brava. E poi abbiamo lo Shine Define, che è uno spray lucido. Vieni. Che lo voleva provare in tutti i modi. Sbaglio. Bisogna ricordarci di brillare in qualsiasi momento. È uno spray gloss che illumina i capelli, che è ha una profumazione favolosa. Profuma. Ha delle profumazioni con delle piante delle Hawaii. Brillo adesso, vero? Non si bisogna può stare splendere, senza no? Tutti i giorni. Sempre. Di luce propria. Di luce propria, come le stelle. Quello c'è. Quindi, a dopo per la terza parte, certo, e la seconda acconciatura. Benissimo. Ci vediamo già allora. A più tardi. Grazie. Ma adesso, come mantenersi in forma. Quindi con la nostra Silvia torniamo a parlare di tisana oreica e di integrazione. Sì. Quindi integratori, quando iniziare? E li possono comunque si assumere tutti, donne, sì, uomini? Abbiamo sempre come primo step la diagnosi. Molto importante. Quindi adesso, sì, ci spieghi quello che è l'iter che, sì, seguite ogni volta che si presenta un cliente. Certo, perché
non sono io a dare le diete, ma è un centro studi che affianca secondo le indicazioni della persona. Noi gli facciamo una scheda prima di iniziare, dove prendiamo tutti i dati, e questi dati poi ci permettono di sapere se può fare, se può assumerli. Per capire anche quelle che sono le reali esigenze. Certo, certo, perché ci può essere un dimagrimento forte, allora facciamo un tipo di step, però ci può essere anche una persona che semplicemente vuole avere, quel chiletto meno in determinate zone, quindi del corpo, che gli danno fastidio. In quanto tempo è possibile arrivare a, comunque sia, ad esaudire, no, gli obiettivi, no, le richieste che ha una persona? Quanto tempo ci vuole? Sì, anche questo, la risposta dal centro studi arriva immediatamente, perché siamo sempre in collegamento. Però dipende appunto da quello che uno vuol fare. Se sono pochi chili, si può integrare con uno step base di 10 giorni, e lì si può arrivare anche a 3-4 chili. In 10 giorni? In 10 giorni, perché... ma una bacchettina magica, vero? Questa è infatti una tecnica... Provare per credere, no? Provare per credere, veramente. Davvero, delle clienti rimangano stupite, ma anche noi le prime volte, però in realtà è proprio così, perché è fitochetogenica, è una tecnica innovativa, è brevettata, quindi è tutto scientificamente provato, e questo ci permette di... Fa bene, perché i corpi chetonici fanno bene. Fanno bene, questo è molto importante, sottolineare sempre questo aspetto. Davvero. Riducendo i carboidrati, il corpo usa il grasso per avere energia. Certo. Quindi si dimagrisce nelle zone giuste, senza avere quell'aspetto magari di un magro un po' malato. Adesso ci stiamo avvicinando al Natale. Sì. Quindi oggi diamo un piccolo consiglio che potrebbe essere un ottimo regalino, no? Sì. Da mettere sotto l'albero. È vero. Qual è? Io dico sempre, non è che vi dovete privare della cena con gli amici, perché assolutamente anche no. Bello stare in allegria, essere, insomma, festeggiare il Natale. Però durante la settimana, attenzione, magari io qui ho portato un kit di digiuno intermittente, dove si può, sono 7 giorni, quindi non è una cosa lunga, però dove 2 giorni si fa un digiuno intermittente di depurazione, 3 giorni sono a livello di alimentazione con calorie molto basse, insomma si riesce a stare comunque bene, però senza mangiare in maniera esagerata, e il fine settimana libero. Il fine settimana libero? Allora sì. Ci può stare, dai. Ci può stare. Quali sono le tue pagine di riferimento social? Sono tuscany.wellness e sono sia per Facebook che Instagram. Benissimo, e io ti ridò appuntamento per la terza parte. Bene. Perché dobbiamo dire ancora qualche cosino, sbaglio. Qualche cosa. Allora, sì. Giusto lasciare un pizzico di curiosità. Dai, sì, grazie. Grazie mille, adesso torniamo a parlare di borse e passione. Quindi borse e passione, perché quest'ultima è proprio quella che trasmetti, no? Tutte le volte che vai a creare queste meravigliose borse. Passione e anche amore. Tempo. Tempo. Tempo per realizzarle. Sì, passione, bello, perché poi le clienti che comprano ti danno soddisfazione, quindi hai sempre voglia di creare, migliorare, avere opinioni diverse. Sì. Sei sempre al lavoro, tra l'altro. Sì. Anche se ho 2 bimbe, ma... 2 bimbe? Sì. Si chiamano? Perla e Camilla. Le salutiamo. Le salutiamo, sì. Anche loro hanno le borse. E ci credo. Le loro borse, perché... Mamma, scusami, a noi non ci fai la borsa. Quanti anni? 7 anni e 3 anni. Hanno già iniziato? Hanno già capito? Quella di 3 anni già si trucca. Mamma, facciamo i trucchi. Eccoci. Capito? Che connubio perfetto, trucco e borse. Trucco e borse, sì. La borsa è l'accessorio che non deve mai mancare nella maglia di una donna. No, la borsa è un accessorio. Sbaglio, hanno scelto
il materiale, il modo di volerle. Mamma, questa la voglio io. La Perla di 7 anni ha una borsa così, fatta in questa tecnica qui, marrone. Della stessa dimensione? Più piccola. Più piccola. Anche questo se ci per mette far di tutto, come la mamma. Crei borse sì. anche per le più piccole, perché no? Magari mamma e bambina anche insieme sì, con la stessa borsa. È un connubio che va molto, ora non l'ho messa per l'appunto, però sì, ce l'ho. C'ho la mamma e la bimba con la stessa borsa, certo, sì, perché no? Le scelgono anche insieme, vengono per il materiale, chi la farfalla, chi il pavone, perché ognuno poi sceglie anche volendo le varie... Questo caso c'è un sì. fiore, c'è un quindi fiore, libellula, pavone, la libella, fiore, poi... Eccola là. Un fiore... Queste sono rose. Con le, sì, con le perle, ci sono in vari modi, sì, certo, si possono scegliere. Ti piacciono i brillanti? Da morire. Faccio anche dei quadri con i brillanti. Davvero? Sì. Ovviamente un artista a 360 sì. gradi. Poi ne parleremo. Sì, perché no? Sono dei quadri bellissimi. Torniamo a descrivere nei dettagli le borse. Borse, accessori che vengono studiati in maniera, diciamo, armoniosa, in modo da... C'è anche chi la sceglie liscia, cioè senza voler per forza un abbellimento. Certo, dipendentemente da quelli che sono si cambia i costi personali. Io ci studia la te, poi la studiamo, ovviamente poi magari non so, possiamo le varie applicazioni. Perché e sono, personalizzarla. E personalizzarle, certo, perché no. Sì. Anche borse a tracolla? Anche borse a tracolla. Questa, per esempio, ora io non l'ho tirata fuori, ha una tracolla. Quella la trovo bellissima. Sì, sì. Si può tranquillamente mettere una tracolla, si decide anche le tracolle volendo, si decide i manici, non c'è problemi, è tutto insomma decisione disponibile, il materiale poi si cambia colori, si cambia tutte quanto le varie. Quanto contattarti prima nel caso? Hai allora, detto che c'è tanto lavoro dietro. Dal materiale, da quanto la si vuole grande, dipende dagli accessori che uno ci vuole. Quindi poi va piano piano strutturata, magari chi la vuole più larga, chi la vuole più stretta. Via via che nasce facciamo le varie modifiche se sono da fare. Sì. Bellissima anche quella uncinetto tutta colorata. Questa è l'ultima nata. Ora scusate, sto facendo un po' di confusione. Che bella. Ecco qua. Perché il colore di quest'anno è anche questo. Eccolo qua. Oh. Il colore. Scusate ma se bloccata. Sarà un inverno di colori. Sì. E sì. questo è uno dei Questa è l'ultima colori nata. Trend. 4 giorni, proprio l'ultima, sì. Poi vabbè, pennacchio senza, quello poi ognuno senza la insomma, il grimy, il famoso grimy che va di moda adesso. Bellissimo. Sì, mi arrangio. Grazie Giada. Grazie a voi. Dopo magari ci spieghi quelli che sono i tuoi social, no? Per sì, contattarti certo, per qualsiasi certo, informazione. Certo. Grazie mille. Perché adesso cosa succede? Che tada! Si prende una pausa, ma voi restate sintonizzati, perché ovviamente torniamo subito. Prontissimi quindi a riaprire anche questa seconda, lo facciamo alla grande, grazie alla nostra Lucrezia. Ebbene sì, ed eccoci tornati insieme a Maurizio e Samantha dell'agenzia Arte e Moda. Stavamo parlando del concorso Miss Blumare, giunta alla 15ª edizione, quindi un concorso nazionale che dà la possibilità a tutte le finaliste di andare su una bellissima MSC. Ma qual è l'iter per accedere all'MSC quindi? Ma l'iter per poter accedere alla finale è una serie indefinita, perché non c'è un numero ben preciso. Okay. Di selezioni, noi quest'anno l'abbiamo fatte oltre 50 e poi alla fine chiaramente ci sono, come in tanti concorsi, in tanti contest, ci sono delle tappe che sono delle tappe diciamo regionali o comunque tappe che vengono divise nell'ambito delle varie regioni e ogni tappa fa sì che accede delle ragazze alla finale, cosa che noi abbiamo fra virgolette inventato qualche anno fa è di creare proprio una vera e propria classifica. Quindi abbiamo fatto una classifica avulsa, definiamola così, in maniera tale che più tappe una ragazza fa e più punteggio prende,
porta in nave, sarà poi in nave assieme a quelle che ci vanno di diritto. Okay. Questo fa sì che sono sempre di più le ragazze che partecipano, si parla di numeri notevoli, perché per tre regioni, ma potrei parlare di tutta Italia, per le nostre tre regioni abbiamo sempre un 400-500 ragazze che partecipano. Cosa fondamentale, poi lascerei la parte emozionale, la parte con Samantha. Cosa fondamentale, noi per quanto riguarda questo concorso ci occupiamo, come si diceva prima, solo di tre regioni, però ormai sono diversi anni che io sviluppo il marketing nazionale, sia istituzionale, quindi avendo delle regioni che partecipano poi a questo evento, sia con delle novità interessanti che fanno parte anche di progetti al di fuori della nazione Italia. Quindi al di fuori dell'Italia. Quindi sta sempre di più crescendo, perché il fatto di poter portare delle ragazze in nave a fare una finale durante una crociera è una cosa bellissima, e queste emozioni Samantha le può spiegare sicuramente meglio di me. Ma prima di spiegarle farei vedere altre finaliste con una sfilata. Ed ecco altre due finaliste nazionali, Ilaria e Biancaluna. Belle e brave, tutte, devo dire. È una caratteristica di Arte e Moda. Sì, fortunatamente sì, per più aspetti poi, perché comunque sono ragazze che si impegnano veramente tanto, come dicevamo prima. Arrivare in nave implica sicuramente tanto impegno, tante tappe, ma poi diventa proprio un piacere, perché fondamentalmente ragazze anche che lo fanno una volta vogliono tornare, perché è vero che è impegnativo, è vero che ci dedicano tanto tempo, ma arrivare su questa meravigliosa nave, qualsiasi sia, di MSC è veramente fantastico, è un valore aggiunto, e quindi si riesce a coinvolgerle, perché tappa dopo tappa diventa veramente un gruppo sempre più forte, e mollare, fare anche una tappa in meno dispiace, non tanto per arrivare alle fasce, ma proprio per costruire qualcosa insieme. Anche perché diventi una grande famiglia. Diventi una grande famiglia, vivi quasi quotidianamente, perché noi facciamo numeri impressionanti anche di date, e quindi vivendo quotidianamente veramente si creano dei rapporti. Quando si parla di parte emozionale, è vero perché si creano dei rapporti incredibili, diventa qualcosa di meraviglioso già nelle tappe, seppur con disciplina, dovere, senso di responsabilità, però anche tanto benessere e tanto divertimento. Quando arrivi in nave questo si amplifica. Ecco, ma scopriamo subito in nave cosa avviene. Allora, in nave avviene qualcosa di fantastico, perché sicuramente le ragazze, le concorrenti da tutta Italia e le nostre devono affrontare tante prove molto impegnative, perché si lavora tanto a bordo, quindi ci sono i momenti di prova, i momenti di backstage, i momenti di preparazione, quattro prove tecniche canoniche che sono le fondamentali, dove la giuria vota e quindi devi avere sicuramente capacità di giocartela tutta in quei momenti, e poi c'è proprio la finale, che è il momento di show, dove si va oltre la sfilata, dove si va oltre al portamento, ma si va anche proprio a vivere un momento di spettacolo a tutto tondo, quindi registi, coreografi, eccetera, si possono proprio sbizzarrire. Quest'anno abbiamo portato anche qualcosa che ci contraddistingue, che è il portamento, quindi abbiamo avuto una persona, tra l'altro del nostro team di Arte e Moda, che ha curato la parte di preparazione anche in nave, perché il portamento, la preparazione, la motivazione è quello che davvero sono fondamentali, ed è quello che fa esatto la differenza della ragazza. Quindi non solo la bellezza, ma soprattutto il portamento e l'eleganza e il sapere presentarsi agli altri, quindi in quel caso alla giuria. Benissimo, vi ringrazio, ma dopo continueremo a vederle delle belle. Passo la linea a Carlotta. E per un lunedì in bellezza a 360 gradi torniamo a parlare di trucco, esattamente di trucco correttivo da sera. Certo. La base è finita. Metà.
quando si finisce la parte, ovviamente bisogna applicare una polvere di riso e una cipria con un pennello per opacizzare il viso. In più utilizziamo terra e blush per illuminare e valorizzare, ovviamente. Il blush non va mai messo con le guanciottine perché non serve. Così no? No. Lo faccio benissimo, a tratti quindi malissimo. Ecco. Io faccio così, niente, no. Il blush quindi come va applicato? E allora il blush si utilizza sempre un effetto molto allungato, utilizzando questa tecnica sempre sullo zigomo alto, sì. Quindi un po' così. Okay. E non... No, perché sennò si risulta dei pagliacci. Sì. Che una volta mi è successo, ecco. Sono uscita dal camerino e Diletta mi ha detto: Carlotta, vai a sistemarti il blush proprio perché sembrava un pagliaccio. Ecco, ok. Beh, andiamo avanti, quindi. Allora, adesso ho iniziato a fare questo trucco utilizzando i toni del rosa, del borgoglia e illuminiamoci per la sera. Ma in realtà questo è un trucco elegante, giustamente da giorno. O come anche da aperitivo, certo. Ma da sera si utilizza un tocco finale. Questo ve lo dico dopo. Intanto vediamo esattamente come ho fatto questo trucco. Gli occhi. Sì. Perché ovviamente dopo la base si passa dopo agli occhi. Dopo la base si è fatto questa cipra, polvere di riso e blush così illuminante. Ora iniziamo con gli occhi. Quello che è importante è che la palpebra mobile deve essere comunque... e umida, nel senso con il correttore e non asciutta con la polvere, perché sennò il prodotto del correttore dell'ombretto non attacca. E quindi come si rende umida? E lasciandolo stare la palpebra con il fondotinta. Con il fondotinta. O con il correttore. Ecco, anche questa mi mancava. Un e altro consiglio quindi importante. Preziosissimo. Sì. Ecco, un altro. Poi la cosa importantissima è utilizzare come ombra, effetto ombra, si chiama per la profondità dell'occhio. Non utilizzate mai il colore sparato perché diventa eccessivo. Io utilizzo questo colore qui, che in realtà è un colore terra. Sì. Che serve per appunto a utilizzare questa bellissima ombra per che creare fa quindi l'ombra più allungato. Ok. E per intensificare anche sì. L'occhio e lo sguardo. Per evidenziare anche la forma dell'occhio. E ricordiamoci sempre un piccolo segreto, che io utilizzo sempre questo cuscinetto a triangolo, che serve per appunto ad alzare l'effetto lifting. Posso mostrarlo? Certo. Eccolo qua. Eccolo, questo cuscinetto in realtà l'ho utilizzato a triangolo. Sì, a triangolo che si utilizza con una polvere e poi si fa questo effetto dritto in modo tale da avere un occhio più a botox, effetto lifting. Su questo, sulla parte del naso e sulla parte della bocca si vede più l'effetto più delicato, più alzato e che non cede. Effetto filtro Instagram. Sì, brava. Allora, dopo questo... Hai scelto anche il colore. In base a cosa? Allora, il colore si sceglie in base anche all'outfit o in base anche alla cliente che ho di fronte. Se lei decide di fare un colore rosa, decido come vuole. È il suo colore preferito, ma si sa. È il suo colore preferito? Lo riporta sull'outfit e poi si sposa alla perfezione con il bellissimo colore degli occhi. Esatto. Hai un colore degli occhi, l'orna bellissimo, quindi li va appunto a risaltare. Sì, allora bisogna sapere utilizzare anche i pennelli. I pennelli, quanti pennelli hai? Io da professionista devo usare quasi tutti, proprio perché ogni pennello ha il suo significato. Un pennello a punta larga, a questo che serve per sfumare. Sì. Poi c'è il pennello rosso a media che sfumi un altro colore, poi c'è lo sfumino a goccia più piccola per utilizzare tante cose e la lingua di gatto per allungare. Per definire, ok. Quindi andiamo, velocissimo. Andiamo esattamente a definire. Ora io ho utilizzato un colore un pochino più sottone sul borgoglia e rosa. Iniziamo comunque a sfumare l'ultima parte. Andando verso l'interno, sempre in zona circolare. Quindi esterno, interno, sì, con queste forme in modo circolare. Per poter andare dentro. Ricordiamoci di non picchiare troppo. No, di non picchiettare. Sempre in maniera molto delicata. Perché ovviamente dà la sensazione di pulito, di sfumato. Di sfumato. Ok?
dopo, dato che il tempo qua, i tempi televisivi sono questi, vanno velocissimi. Sì, velocissimi, bisogna essere veloci. In più utilizzare colori in base dal medio chiaro, scuro e poi chiaro. Ah. Perché un po' ti mette tranquillo, cioè evidenzia di più. Dal chiaro allo scuro? Sì. Quindi dall'interno all'esterno, chiaro scuro. Esatto, benissimo, dipende. Per valorizzarlo al massimo. Adesso utilizziamo un tocco di colore scuro, ovviamente soltanto per dare l'effetto più allungato. In ok, questo caso, quindi per andare a valorizzare la forma dell'occhio, esatto, per renderlo più longo. Bellissimo. Più lungo, e quindi in questo caso solo in fondo. Dopodiché applicheremo il mascara. Il mascara. Mascara immancabile. Nella terza parte ci mostri come applicare l'eyeliner e ovviamente poi andremo avanti. Allora, una volta anche che si applica l'eyeliner, un eyeliner è un procedimento abbastanza, diciamo, facile per me. Facile. Però allo stesso tempo un po' per noi meno. Non so. Dopo, nella terza parte, certo, diciamo, la bocca. Beh. A dopo, quindi. A dopo. Adesso torniamo a parlare di Fabric Tattoo. Quindi Martina, ti trovi a Lucca. Vogliamo sapere, come prima anticipato, quali sono i tatuaggi richiesti durante il Lucca Comics, che tra l'altro è appena finito, no? Esatto. Per il Lucca Comics abbiamo deciso di adeguarci anche noi al resto della città, che in quei 5 giorni a Lucca, diciamo, si vive praticamente di maschere e fumetti. Quindi abbiamo deciso di lasciare lo studio aperto esclusivamente per tatuare chi viene a Lucca Comics e decide di farsi un tatuaggino che sia a tema appunto comics o anche qualsiasi altra cosa che possa essere un ricordo a queste 5 giornate. E quindi abbiamo lavorato tutti dalla mattina alla sera, tutti e quanti i giorni, facendo queste persone, ovviamente piccoli, medi tatuaggi, cose comunque veloci, che chiedevano personaggi di fumetti o cartoni animati. Lo aspettate a gloria, questo sì, Lucca Comics. Sì, perché poi è bellissimo, cioè, si respira proprio un'aria bella, divertente, penso ne avrete un po' sentito parlare, anche per chi non ha la passione dei videogiochi e fumetti, comunque certo, è molto conosciuto. Oggi tra l'altro sono sempre di più le persone che si tatuano, quindi perché tatuarsi? Allora, ci si tatua sia per un motivo estetico, quindi prettamente, esclusivamente estetico, oppure per ricordare qualcosa, una persona o qualsiasi cosa, diciamo. Però in molti tendono a fare il tatuaggio anche proprio per un discorso di abbellimento, se così lo vogliamo chiamare, un po' come un abito, un vestito, e trovo che sia giustissimo. Certo. Perché i tatuaggi possono essere anche ornamentali, oltre che appunto diventano anche un tratto distintivo. Esatto. Indicano la personalità di una persona o i suoi gusti, insomma, un po' come dicevo prima, un vestito, secondo me. Da quale età? Allora, il tatuaggio è permesso dai 14 anni, diciamo. Però noi nel mio studio facciamo dai 16, sono sempre stata abituata. Prima così. Neanche in compagnia, magari di un genitore? Sì, anche dai 16, allora dai 14 accompagnati da un genitore, ma noi partiamo comunque dai 16 perché riteniamo che sia presto 14 anni per un tatuaggio. E ovviamente anche dai 16 ai 18 serve essere accompagnati dal genitore. Ci racconti quelle che sono le tendenze, ad esempio, tatuaggi colorati o neri? Allora, io sono di parte perché, come vedrete dalle foto, faccio esclusivamente tatuaggi in bianco e nero, però vanno molto anche colorati, è un periodo dove, nonostante comics, vanno tantissimo gli anime, manga, c'è infatti la mia collega, noi siamo in 4 nel mio studio, ognuno ha il suo genere, il suo stile. La mia collega Noemi, ad esempio, si occupa dei tatuaggi colorati, lei fa tutte cose super sparaflesciate, cartoon, e vanno moltissimo. È giusto così, essere un team e occuparsi, esatto, comunque, ognuno di noi stile, ha la sua personalità e il suo stile. Quindi, ma qual è l'importanza di rivolgersi a un professionista?
è molto importante rivolgersi a un professionista, come per tutti i lavori, ma soprattutto lavori dove, come questo, si va a lavorare sulla pelle di una persona. Quindi se eseguiti in un luogo sbagliato, da una persona non consapevole di quello che sta facendo, si rischia poi di imbattere in problemi molto grandi, quali infezioni, essere anche semplicemente insoddisfatti del lavoro eseguito. Un tatuaggio comunque è una cosa che ci portiamo. Certo, è una cosa permanente. Esatto. Quindi è per questo che è importante. Quindi è molto importante scegliere il professionista giusto e soprattutto anche un tatuatore che rispecchi lo stile che stiamo cercando. Grazie mille Martina, ci vediamo più tardi. Adesso Fashion and Style. Ta-da! E la nostra Edona si è alzata di 10 centimetri in 5 minuti. 5 minuti. Davvero. Abbiamo la fortuna di lei che ha tutti i suoi capelli naturali, sicché non abbiamo dovuto applicare. Di solito per fare queste cose ci vuole sempre le code da applicare. Esatto. Invece lei li ha lunghissimi, sicché non sapeva più dove metterli, anzi, sicché. Però abbiamo reso da gran sera, da red carpet, da una cosa un pochino più, diciamo, come si può dire, appariscente, no? Proprio. Sicuramente non passa inosservata, ma sicuramente. Posso far girare, nel senso. Come lo abbiamo creato questo chignon? Allora, abbiamo ripreso la coda che avevamo. Sì. Abbiamo smontata completamente e ogni ciocca messa. Ciao, ciao, bonbon. Bravo, ciao, ciao, proprio. Invece ogni ciocca che dividiamo le abbiamo prese, sezionate e appuntate. Ogni ciocca di solito fa, diciamo, 2 o 3 ricci grandi, sicché i suoi capelli sono enormi e lunghissimi, sicché abbiamo fatto un bel pocchio, diciamo. È stato un bel lavoro certosino. Sì, 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 sì. Però nello stile è un gran sera, si può mettere con un abito a sirena, si può mettere con un abito lungo. Che hai arricchito, tra l'altro. Sì, con delle roselline lì. Con delle roselline. Sì, e con un ramo di brillanti. Bellissimo, diciamo, quel ramo è stupendo. Perfetto. Direi perfetto. Perfetto. Andrea. Eccoci, Stefano. Stefano. Ce la faremo. Non ti chiamo più. Ce la faremo. Ma in realtà è un complimento. Sì, ma noi ci troviamo lo stesso. Lo facciamo non apposta. Lo facciamo apposta. Vero? Sì, sì. E noi invece abbiamo accompagnato Valentina per andare, per proseguire in questo, con la nostra coda che abbiamo applicato. L'abbiamo lavorata sempre anche noi per seguire la linea dello chignon, del raccolto, con questa lavorazione di treccia che da un verso, si trascina verso il discorso spagnolo, questo effetto un po' in più tango, con l'aggiunta di questa rosa sempre nera per rimanere in questo raso nero, come abbiamo abbinato al lapido, perché ricordiamoci che dobbiamo sempre fare le cose abbinando alla persona, a quello che lei si mette, quindi sta a noi anche consigliare alla cliente che sta sotto, consigliare il seguito giusto dall'abito che si mette al trucco, a capelli, appunto perché sia tutto idoneo e abbinato e abbia un'armonia generale, come nel caso appunto di Edona, che ha un abito un po' più greco, quindi a queste cose. E anche lei mantenere, sarà destinata a non passare inosservata. Sulla. Ma facciamo, mostriamole, sono talmente belle. Guardate meno. Qua. Fate un giro su voi stessa, almeno mostriamo sì, l'acconciatura a 360 gradi. Tra l'altro da voi non possono mancare piastre, mai, no? Di qualsiasi tipologia, piastre, sì, sì, forme, ferri, tutto, sì. Prodotti attinenti alla piastra che devono essere termoprotettori. Certo, anche perché shampoo, sennò il nutrienti, capello si sciupa, si spezza. Maschere idratanti, proprio perché l'uso della piastra, come dicevamo anche l'altra volta, è ormai diventato una situazione di tutti i giorni e soprattutto le ragazze giovani lo usano continuamente durante tutta la giornata, sicché anche per più volte al giorno, sicché protettivi e prodotti, diciamo, idratanti che mantengano un'idratazione perfetta sono proprio gli ottimali. Prodotti per qualsiasi tipologia di capello, per quanto riguarda il colore e struttura, giusto? Sì, sì. Ognuno la sua scelta, se è un capello colorato, se è un capello solo da reidratare perché è un capello naturale, o se sono prodotti che, se sono capelli che possono avere degli inestetismi, allora dobbiamo agire sulla problematica, cioè che può essere, diciamo, caduta, che può essere problemi di desquamazione. La scorsa settimana ci avete dimostrato e mostrato che da voi si trovano anche l'extension. L'extension, sì, noi siamo. Qual è la particolarità? Ripetiamolo per chi si fosse perso la puntata. Noi usiamo
trovate su YouTube. Noi usiamo molto gli extension su tutta la clientela, su una buona parte. Sì, abbiamo diversi stili, da quello tipico a cheratina, dal biadesivo proprio o dal cucito, che è il vecchio sistema che tantissimo che c'è, che delle volte belle, viene portato avanti. Di qualità, ci avete spiegato sì, quale capello scegliere. Capelli di tipologia europea, europea proprio per la qualità e perché è molto più simile al nostro, diciamo, non resistenti, ha differenti, resistenti. Da poter utilizzare proprio come se fossero naturali. Sì, perché sono capelli veri, sterilizzati al 100%, trattati in una maniera proprio da avere una struttura sana, sicché vengono proprio usate e trattati come un capello normale, colorato, permanentato. Non vanno a sciupare i capelli naturali. No, no, è la cosa più è la cosa più importante. Domanda delle domande. Ripetiamo per l'ennesima volta dove vi trovate. Ancora per poco. Per poco, in via Montalbano 139 a Quarrata e poi prossimamente in piazza Risorgimento 66 a Quarrata. E prossimamente vi riaspettiamo qua a Tadà. Certo, volentieri. Non possiamo volentieri, fare a meno. Felicissimi. Senz'altro. Ciao Stefano e ciao Andrea. Grazie. Grazie. A prestissimo. Buona serata. Adesso andiamo avanti con come mantenersi in forma. Quindi Silvia, ripetiamo perché si chiama tisanoreica. Tisanoreica è tisano. Tisano. Tisano depurandosi. Reica depurandosi, ecco perché. Sì. Quindi esaudisce tutti i bisogni e le richieste del caso fatte, poste sia dagli uomini che dalle donne. Certo. Che certo. Perché non le fa, questi percorsi non sono solo per donne, eh? Ma anche per uomini, sì. Vero? Sì, anzi l'uomo è più facile che dimagrisce, sì. Aspetta, ma sul serio. Veramente. Ma questa cosa non è giusta. Perché la donna deve mantenere la gravidanza anche in stati certo, un po' difficili, invece l'uomo non ha questo tipo di problematica, quindi è molto più facile il dimagrimento su un uomo magari anche 10 kg. Veramente così. Quanto dura il percorso? Allora, i percorsi sono tre. Il base, che è quello che dura 10 giorni più 10 di stabilizzazione, 10 giorni di intensiva e 10 di stabilizzazione, e poi si va via via a secondo del peso che uno ha bisogno di perdere. Quindi dipendentemente sono, da quelle che sì, sono le proprie le richieste e le sì, esigenze del cliente, certo, quindi sempre dipende. Attraverso, come ti dicevo, il centro studi, noi diamo la possibilità, è chiaro che se un cliente viene da me già in un peso forma, non gli dirò perdi 10 kg, però sicuramente continuerà a mantenersi nel suo peso e nella forma più sana possibile. Resti sempre reperibile, vero? Per qualsiasi domanda. Sempre reperibile. Siamo aperti molto dal importante, martedì al sabato, orario continuato, e sono sempre lì, ci sono sempre. Abbinate trattamenti estetici? Sì. Ecco, cosa significa questo? Sì, è fondamentale sia il percorso di movimento, cioè palestra o comunque camminata abbinata a un percorso di dimagrimento, e poi i trattamenti che noi facciamo sono sempre mirati e sartoriali. Anche perché c'è differenza tra un percorso dimagrante e sì, un percorso di benessere, no? Sì, certo, sì, perché comunque anche se con gli integratori, che può essere un decotto drenante piuttosto che riducente, quindi tutto il giorno lo possiamo bere dentro l'acqua senza problemi e abbinare i trattamenti estetici da noi con almeno due volte a settimana nella fase più intensa. E comunque, o se no, nella fase del dimagrimento vero e proprio, avere proprio un programma sartoriale, a volte anche programmato per 6 mesi, in modo da riprendere completamente, finire il dimagrimento, ma anche mantenersi dopo. Soprattutto quello che ci hai fatto capire oggi è che tutti, no, possono intraprendere questo percorso, sì, più grandi, ma anche i più giovani. Certo, nei più giovani c'è da fare attenzione perché non deve passare. Perché si parla di integrazione. Certo, sì.
Sì, perché appunto nei più giovani c'è da fare attenzione a livello un po' psicologico, dove non c'è da far passare il modello della, diciamo, devi essere magro per forza. Uno deve avere sempre la propria fisicità, e anche nel più giovane, però purtroppo si mangia un po' male, ecco, c'è più tendenza a mangiare, quindi andiamo a riparare, va, sì. Ripara in qualche modo. Ecco, anche a scuola si può portare. Anche a scuola, sì, sempre si con può noi. Portare, sì. Ci sono degli snack da portare che si possano dare anche nei più giovani senza dargli il percorso dietetico. Ottimi regali, anche sì. Magari perché no per il Natale. E poi magari cominciarlo con un'amica e vedere insieme quali sono i risultati dell'una dell'altra, è anche simpatico questo, tante nostre clienti vengano lo proprio con l'amica. Sì. Iniziano questo percorso insieme. Sì. I social quindi? Tuscany.wellness, sia per Facebook che Instagram. Grazie per essere stata con noi Silvia. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto, a presto. A presto. Adesso torniamo a parlare però di borse e passione. Giada, ma cosa hai combinato tua figlia? Ho rubato la borsa per la mia figlia. È arrabbiata. È arrabbiatissima. Perché è gelosa, no? Perdona. È la sua borsa. Mi ci ha sta. Detto, mamma, non trovo la borsa. Ce l'ho io, gli ho detto. È arrabbiatissima, non tornerò a casa. Beh, gliela riporti. Vabbè, sì, sì. Ti perdonerà, dai. Allora. A proposito di prima, no, della borsa di perla. Esatto, la borsa di perla più piccola e si può fare la tracolla. Tracolla, sì. Oro, ma perché no, se no anche argento. Certo, certo, questo si sceglie. Quindi poi si mette dentro, ecco qua, che sparisce. Sono borse lavorate, create a mano. Sì. Proprio sì. Per questo sono tutte uniche. Significa sì. Che ogni borsa ogni ha le pezzo. Sue particolarità. Certo, e certo. E sono tutte diverse, certo. Simili, ma non uguali. Questa invece è il maculato che ti dicevo prima. Ah, tendenza del anche prossimo 2023. Sì, anche questa. No, la sua tracolla. La tracolla maculata. La tracolla maculata, certo, sì sì, perché no? C'è un'attenzione per quanto riguarda il materiale, materiale di qualità, cioè certo. Che significa che persiste nel tempo. Certo, che persiste nel tempo per qualsiasi problema comunque, perché può succedere, ci sono. Sempre reperibile. Sempre reperibile, impreziosita, dal lato a famoso green, non so se si vede. Lo vediamo, lo vediamo. Eccolo qua. Molto certo. Bello, particolare. Invece quest'altra signora, per esempio, chiedo scusa, ha voluto il cameo. Oh, questo è quello che sceglierei io. Non lo immaginavo. Il famoso cameo, so se si vede. Si è vede? Bellissimo, sì. Ok, sì. È un po', anche un po' storto, però penso si veda. Si vede, aiutatemi. Si vede. Eccolo. Oh, chiedo scusa. Sì. Bello, sì. Si può, cioè in vari colori a seconda delle esigenze, dai gusti, sì. No? Viola, si può far viola con il cameo viola, volendo, a tutte le sfumature. Torniamo a descrivere anche le altre. Sì. Per chi magari certo. Si sta sintonizzando adesso. Questa è la mia preferita, la più bella. È la tua preferita. Sì. Allora, il manico è resistente perché, non so se si vede, aiutatemi, mentre questo... Che materiale è? È spesso. Ah, questa è una plastica dura. L'altra, per esempio questa, non so se si vede, è più fine ma è resina, aiuto. Bellissimo quello in resina. Sì, sì. È, se lo tocchi è anche diverso. Certo. Questo è molto più resistente. Questo non che non lo sia, ma è più leggero. Però vedo anche altri materiali sì, per quanto riguarda altrimenti... i manici. Allora, questo bucato è la tendenza di quest'anno. Ah. Bucato, non so se si vede. Si vede tutto. Si vede, bucato, eccolo qui. Ok. E quello che materiale è? Plastica dura. Questo è plastica dura, sì. Si fa anche in resina, si può fare anche maculato, cioè in molti modi. Altrimenti il classico, quello che si usa per la maggiore, è il bambù. Bambù. Eccolo qua. È questo bellissimo. È naturale, bellissimo. Ovviamente.
altrimenti questo della borsa che ti piaceva prima è verniciato di nero. Eccolo qua. Ah, quindi è possibile anche colorarle. Sì, sì, certo, certo, con la resina. La base è naturale, ovviamente dopo bello, ma... Ottimi regali per Natale. Certo, certo. Non solo. Un mesetto di tempo, 20 giorni, poi va bene. Quindi contattatela. Dipende. Per qualsiasi informazione? Dipende, sì. Poi si può scegliere le pellicce, potete apportare il materiale, volendo. Guarda, io ho del materiale, la vorrei fatta in questo certo, modo. Per personalizzarla al modello e poi si cerca di capire le esigenze delle persone. Per qualsiasi informazione? Ah, social, ha. Facebook, Instagram non mi piace un granché, chiedo scusa. E Facebook Giada Tre Re. Giada Tre Re. Grazie qui. Giada per essere stata grazie con noi. Grazie a voi dell'invito. Grazie mille. Buona serata. Adesso ciao, andiamo avanti con i consigli di Lucrezia. Ta-da! Allora, eccoci qua. Eravamo rimasti a parlare proprio della finalissima che si tiene proprio su una nave da crociera, Samantha? Sì, sì, sì. Ecco, sì, quindi... Sì, sì, del momento clou. Del momento clou. Infatti clou. Eravamo tutti curiosi lì. È vero, dopo tantissime tappe arriviamo in nave, quindi chi ha la possibilità di arrivare tramite, come diceva Tonini prima, la sezione dedicata ai punteggi e chi invece se la aggiudica proprio con le finali con le regionali. Quest'anno abbiamo portato 21 ragazze di arte e moda delle nostre tre regioni, quindi sì, quando arriviamo in nave siamo già abbastanza un bel team, forte sì, e compatto una bella parte, quindi 21 miss salite a bordo con arte e moda. E tra l'altro devo dire che siamo felicissimi, perché se ogni anno riusciamo a conquistare delle belle fette di popolarità, di fasce e anche la vittoria, tu sai bene, dell'anno scorso con Valentina Corradi, tra l'altro c'è una cosa molto bella Diciamola, che è adesso molto vorrei. Sì, quindi lo diciamo subito: Valentina ha fatto un anno con noi, oltre che da Miss, quindi Miss Blu Mare in carica per il 2021, ha fatto proprio un anno importante a livello lavorativo, dove l'avevamo anche introdotta nei canali televisivi. E finalmente, dalla scorsa settimana, non da ieri, da quella precedente, è stata ufficializzata sulla rete nazionale più importante, e quindi all'orario serale, senza stare a dire cose, ma basta leggere i giornali e le pubblicazioni ufficiali, finalmente è proprio nel cast di uno dei programmi più importanti, quindi siamo felici. Questo fa capire che anche Miss Blu Mare non solo dà un'opportunità dal punto di vista della formazione, ma anche opportunità lavorative. Assolutamente sì, perché poi questo deve essere, noi abbiamo modo così di conoscerle tanto attraverso le tappe, attraverso la nave, come dicevamo 21 finaliste, però ne abbiamo conosciute tante altre. Di queste 21 finaliste, quante fasciate? 10. Oh, sì. Avete sbancato, abbiamo dire. Sbancato 10 fasce, tra cui 6 venivano premiate da classifica, sesto posto e terzo posto proprio con vittoria di Hop che abbiamo visto. Andiamole prima. A rivedere tutte, quindi vai con la sfilata. Vabbè, devo dire che si meritano pure un applauso, facciamoglielo che davvero... Glielo facciamo col cuore. Belle e brave. Sì, 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 devo dire che siamo molto fortunati, molto. Sì, direi proprio di sì. Prendiamo anche tanto. E oltre a Miss Blu Mare, Arte e Moda lavora anche in altri settori, giusto Maurizio? Sì, noi lavoriamo in diverse attività nel campo della moda e non solo, in quello che sono eventi, in quello che sono manifestazioni, in quelle che sono... format anche innovativi, abbiamo lanciato ultimamente un contest importante su TikTok, facciamo un evento dedicato agli influencer a livello nazionale, penso che abbiamo toccato attualmente oltre il 50% delle regioni con contest fatti dalla Calabria
fino al Veneto, fino al Piemonte, fino alla Lombardia, eccetera, eccetera. La cosa che stiamo lanciando, perché noi crediamo molto in quello che è la formazione, noi sappiamo che solo tramite formazione si riesce a avere dei risultati, è quello di lanciare delle Academy, e la nostra Academy, Academy Milano Fashion, che sta attualmente facendo dei full immersion di un paio di giornate. Abbiamo proprio finito uno ieri ad Albenga, in Liguria, l'abbiamo in programma in Piemonte, nelle Marche, nella zona comunque del Veneto e tanti altri, perché comunque la formazione è sempre alla base di tutto, importante. Quindi. E formazione vuol dire, scusami, portamento, vuol dire comunque fotografia, vuol dire ultimamente quello che è il mondo dell'influencer, sì. E vuol dire comunque imparare a lavorare in questo campo, nel campo della moda. Infatti stavo dicendo, non solamente corsi di portamento, quindi sì, dove si insegna a camminare altro, ma anche corsi proprio per parlare anche al pubblico. Sì. Assolutamente sì, perché comunque non è solo bellezza come si può pensare, ma se davvero vogliamo intraprendere questo percorso professionale serve anche una buona dialettica, serve la giusta comunicazione, la giusta immagine, il giusto atteggiamento, per cui noi trattiamo proprio tutto quello che è comunicazione, marketing, influencer marketing e poi anche tutto quello che riguarda la persona, e quindi il portamento, il make up e l'immagine. A 360 gradi, formazione veramente completa. Diciamo che quello che sono i risultati del nostro lavoro di 30 anni si vede in un piccolo flash con queste 5 ragazze, perché non soltanto hanno portamento ma hanno sicurezza di sé e tutto quello che oggi devono avere. Quello che fa la avere. Differenza alla fine delle ragazze. Esattamente. Allora, come si fa ad entrare in agenzia e dove vi possiamo contattare? Siamo in diverse parti. Siamo in ogni dove, diciamo, sì. Si trovano tutte le parti. Sui Il social, modo più semplice nei social. Nei social, sì. Perché oltre a vedere come contattarci nei social, possono vedere anche come lavoriamo nei social e possono chiedere, cosa che noi consigliamo, a chi lavora con noi, qual è l'agenzia, come è l'agenzia e come lavora l'agenzia, perché la cosa importante è avere fiducia, la fiducia la puoi comunque avere da chi già è in contatto, certo, con te. Certo, quindi nel sito Arte e Moda su Instagram, giusto? Allora, Arte sì, nella pagina ufficiale di Instagram e anche Facebook, siamo anche lì, quindi attraverso Messenger ci trova. Non abbiamo più aggiornato il sito, non lo faremo mai più, perché tanto il sito è un qualcosa importante per tantissime aziende, però abbiamo visto nel campo della moda, si parla di un'età giovanile nel campo della moda, i ragazzi lavorano quasi esclusivamente su tutto quello che su riguarda Instagram e Facebook, Instagram, adesso. Instagram e Instagram. Benissimo, io vi ringrazio tantissimo, grazie, vi aspettiamo a te, di nuovo e passo la linea a Carlotta. Quindi andiamo avanti, perché con le nostre Martina e Lorna torniamo a parlare di questo tutorial che riguarda un trucco correttivo da sera. Base fatta, gli occhi sono meravigliosi, sono finiti. Avevamo fatto questa liner, fatto Serena Reiner, perché è molto allungato con una punta. E che si chiama effetto? Sirena. Effetto occhio a sirena, perché è molto allungato. Ok. Mascara, utilizzando due mascara, uno bianco e uno nero. Due mascara, uno bianco uno nero. Che ha le setole bianche, che serve apposta per allungare. Una volta asciutto questo, il tempo di 3 secondi. Tre più secondi o meno, e si applica quello nero. Wow! Dum. Non ci credevo, lo sai? Non ci credevo, e invece anche il mascara bianco serve. Serve chi vorrebbe avere le ciglia lunghe, utilizzare il mascara bianco. Il mascara bianco. Adesso poi abbiamo fatto tutto questo utilizzando anche la sfumatura più possibile. E ora iniziamo a fare la bocca. Ma prima di fare la bocca bisogna illuminare con l'illuminante. Perché bisogna brillare, no? Tutti certo. I giorni. Brilliamo. E illuminiamo nella vita il volto. Bisogna brillare. In che allora, modo? Un altro pennello. Sempre. Questo è un pennello a ventaglio che serve per appunto a illuminare con l'illuminante o con lo scuro chiaro. Iniziamo ad illuminare questa parte. Ok, dal basso e se verso l'alto utilizzando un effetto AU. 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 Ah. Sulla punta del naso e sul contorno dell'arco di Cupido. Questo si chiama arco di Cupido. Sì, l'arco di Cupido. E dopo passiamo subito con una matita di un colore, io ho utilizzato una matita colore neutro, leggermente nudo,
perché avendo un trucco abbastanza bello utilizziamo un gloss poi con un po' di shimmer. Quindi, allora, dato il colore importante degli occhi, hai optato per un colore neutro per la bocca. Bisogna sempre passare almeno di un millimetro. Non significa non valorizzarla, significa valorizzare di più l'occhio. Esatto, bisogna restare. Con questo passiamo sulla bocca con una matita morbida, andiamo a creare la... sfumare i lati. Ok. Sfumiamo i lati e poi dopodiché utilizziamo questo bellissimo gloss. Quindi dopo la matita il lucido. Lucidissimo! Con un po' di, ecco questo meraviglioso per dare un effetto molto brillantinoso anche il... rosa, poi anche questo. Anche il... Senti, ma ti fai portare a cena fuori stasera? Stefano, preparati! Ci sta sentendo. E lo vediamo anche! E lo vediamo! La porti a cena, con questo trucco? Ha detto tutte le sere? Bugiardo? Quanto? Fuori, no. In casa. In casa? E vabbè, dai. Stasera la cena c'è. Vai, abbiamo guadagnato una cena stasera. Poi... una volta che abbiamo finito di completare bocca, tutto, utilizzare sempre uno spray fissante che ha una durata da 12 ore in poi. Lo spray fissante per il trucco. Con questo di 30 cm di distanza in poi si spruzza occhi chiusi. Quindi a 30 cm di distanza si spruzza e quanto dura il trucco? Il trucco dura, non sarei, può dura anche il giorno dopo. Ti porterà a cena anche domani sera. Ascolta, velocemente, a me un po' di illuminante qua. Anche tu. Ma per la terza parte, oggi allora, ne approfitto con i parrucchieri. Ma non si illumina, si mette sempre qua, giustamente. Sì. E per, almeno per la terza parte brillo anch'io. Sì. Grazie Martina, perfetto. Ti riaspettiamo presto, Beh, ovviamente. Grazie mille. Grazie Lorna. Grazie a voi. Adesso finiamo in bellezza parlando di tatuaggi. Martina, rieccoci qua. Eccoci. Ci rispieghi qual è l'iter che seguite quando un cliente si presenta per un tatuaggio? Allora, anche questo dipende un po' dal tipo di tatuaggio che viene a chiedere, ma solitamente facciamo sempre prima una consulenza con il cliente direttamente faccia a faccia per capire bene qual è il tipo di tatuaggio che vuole fare, tutti i vari dettagli, quali grandezza, se ha colori in bianco e nero. Soprattutto per chi non è deciso ancora bene sullo stile che vuole fare, sul disegno preciso, ma magari ha solo un'idea, anche da potergli consigliare appunto chi di noi è più adatto, perché come dicevo prima siamo in quattro tatuatori e magari cerchiamo sempre di capire chi di noi può soddisfare di più la richiesta del cliente. Anche perché vietato sbagliare, dato che certo, poi un tatuaggio insomma dura sbagliare per tutta la vita, no? Certo. La domanda che sto per farti, secondo me, è una delle classiche domande che tutti ti fanno. È doloroso? Anche su questo è difficile rispondere perché dipende molto dal punto, dalla grandezza, dal tipo di tatuaggio, perché ovviamente se è un tatuaggio solo linee sarà più veloce, più semplice rispetto a uno completamente riempito. E soprattutto dipende tanto da chi si tatua, dalla sua soglia del dolore, dalla situazione in cui è in quel momento, dipende da troppe cose, è difficile dare una risposta. Esperienza personale, a quindi. Me fanno malissimo. Ecco, è a una me fanno tatuatrice. Malissimo, quando mi devono tatuare mi odiano. Però non ti sei ovviamente tirata indietro. No, però ne ho meno di quelli che magari avrei voluto fare. Tipo, ci parli dei tuoi tatuaggi? Allora, ne ho diversi, ora anche tanto che non mi tatuo, tra l'altro. E ho dei fiori sul braccio, ho il ritratto di Pier Paolo Pasolini sull'altro braccio e delle cosine piccoline sulla schiena e la cavigliera, che magari si vede, piccolina. Bella, elegante, molto fine. Grazie. Ripetiamo tutti quelli che sono gli stili, no? Che proponete da voi, anche perché siete un team, da quello che ho capito, di quattro tatuatori, sì, con esatto, stili diversi. Esatto, io mi occupo di realistico in bianco e nero,
Il mio collega Matteo invece si occupa sempre di bianco e nero, ma anche lui è molto improntato su anime e manga, ma anche giapponese, fa uno stile giapponese suo molto rivisitato. Il mio collega Marco, che trovate col nome di Rango, si occupa di tatuaggio tradizionale, mentre Noemi, come dicevo prima, fa cartoon, anime, tutto molto colorato. Chiedono anche sempre di più di riproporre anche i propri amici a quattro zampe, li vedo anche dalle immagini che scorrono. Sono molto richiesti tatuaggi che ricordano il proprio animale o il nome, che sia un ritratto. Quello che stile è? Questo possiamo dire che è un realistico, è un realistico. Molto piccolino. Infatti questo è il ritratto del cane della ragazza, che ha voluto non in una dimensione troppo grande, quindi magari un po' più scarico di dettagli. Certo, poi dipendentemente dai gusti e dalle richieste. Certo. Siete attivi sui social? Certo, siamo attivissimi sui social, abbiamo anche un sito che è www.fabriktatoo.it e i nostri social sono Fabrik, sono Facebook e Instagram, e su Instagram ci trovate al nome @FabrikTattoo, mentre io @MartinaDalPoggetto. Ovviamente su Fabrik Tattoo trovate tutto il mio team. E vi trovate a Lucca, precisamente dove? Siamo a Lucca, in vicolo degli Orfanelli, numero 7, all'interno delle mura. Grazie Martina per essere stata grazie con noi. Grazie mille a voi dell'invito, grazie. Ringrazio te, ringrazio tutti gli ospiti di questa prima e seconda parte per aver reso questa puntata davvero bellissima, ma adesso siamo prontissime, io insieme a Federica, per la nostra terza parte dedicata alla cucina. Vero Federica? Io sono prontissima. Aspetto voi. Quindi restate sintonizzati, perché Tada continua là, dalle ore 19 in cucina.